E ciao ragazzuoli, benvenuti o ben ritornati qui nel mio canale. Io sono Rick, rieccoci qui in un nuovo video. Andiamo a fare un unboxing e come al solito sullo sfondo del pavimento di casa mia compare l'oggetto dell'unboxing. Quindi, come di solito avviene quando si tratta di oggetti un po' più grandi di un singolo gioco, di un semplice gioco, di una custodia normale, faccio gli unboxing dove posso muovermi più liberamente, quindi eccoci qui. Destiny, il re dei corrotti, Collector's Edition, in versione PlayStation 4, con qualche giorno di ritardo rispetto al gioco vero e proprio, che però non è, in realtà non è dovuto a me, né tantomeno alla mia pigrizia nell'andare a prenderlo, ma in alcuni presunti problemi di distribuzione. Le collectors, infatti, sono arrivate con un po' di ritardo rispetto al gioco. Andiamo a non perdere altro tempo e andiamo a vedere un po' il contenuto di questa collector. Ovviamente il pacchetto, il pacco l'avete visto, è insomma discretamente grande nella media. Mi ricorda l'edizione media del primo Destiny. Sebbene vi ricordate, c'erano tre edizioni: quella standard, la collector con lo spettro che avevo unboxato, e quella e la limited, che era un po' appunto quella nel mezzo, più o meno siamo lì come grandezza. Ha ovviamente lo sfondo con questa sorta di mappa, questi effetti laterali, qui niente. E qui la dicitura appunto Collector's Edition. Andiamo a vedere dietro la nuova avventura dell'universo di Destiny. Kaede 6 ha nascosto preziose informazioni in tutta la torre, indizi per scoprire un passato dimenticato e tracce che portano ad armi perdute. Hai trovato una copia in buone condizioni di un libro, L'Isola del Tesoro, datata 1883, dell'universo di Destiny, nascosta nella biblioteca dell'oratore. Andiamo un po' a vedere che cosa contiene la Collector veramente. Ovviamente la confezione, il Re dei Corrotti, Collector's Edition, è fin qua ok. Scheda di un'arma, scusate, schema di un'arma. Include il Re dei Corrotti, Destiny, espansione 1 ed espansione 2. C'è il pacchetto privilegiato, scusate, un accesso privilegiato a un pacchetto armi. La replica di una strana moneta. Il libro L'Isola del Tesoro modificato con appunti e illustrazioni di Kaede 6, custodia steelbook e disco del gioco di Destiny, ovviamente, e collezione di reliquie e manufatti. Contenuto digitale bonus della Collector's Edition, invece, abbiamo tre emote specifici per le classi, tre shader per l'armatura e tre oggetti esotici con bonus XP continui. Quindi niente male. Andiamo a vedere le specifiche di quello che è il gioco. Un giocatore, ovviamente in locale, per quanto riguarda online, iscrizione al PlayStation Plus richiesta, ovviamente, e giocatori da 1 a 12. 60 giga di spazio minimo su hard disk, un bel po', devo dire la verità. Funzione di vibrazione, ok, fino a 1080p, quindi Full HD, e la riproduzione remota supportata su PlayStation Vita. Mi sembra che non ci sia null'altro, quindi andiamo ad aprire la confezione. Non è così semplice da aprire. Ok. Ovviamente non presenta la classica linguetta che io tanto adoro delle confezioni PlayStation, e quindi bisogna fare un po' di forza per aprire il nylon, il cellophane. Allora, vediamo un po' da che parte possiamo agire. Ok. Come mai non riesco ad aprirla? Allora, scusate, ma non capisco come mai. Ok, no, è semplicemente durissima da tirar fuori. Sarà una gioia da mettere dentro poi. Allora, beh, innanzitutto la confezione vera e propria, tolto il cartoncino che la avvolgeva, è molto molto ben fatta, mi pare. Sembra il rivestimento un po'
come dire, sembra un libro, la copertina di un libro vecchio, appunto, cioè con, non so, non saprei dirvi l'effetto, comunque è abbastanza morbido, quasi al tatto, è un po' strano. Ovviamente in riporta, vi faccio vedere, riporta, come avete visto, il marchio di Destiny e dietro l'altro marchio. Ok, qui abbiamo una bella scritta in inglese. E dopodiché andiamo a tirar fuori il gioco in edizione con lo steelbook e il libro. Bene, non c'è null'altro, come potete vedere, è tutto vuoto. Allora, per quanto riguarda il libro, eccolo qua, Insula Tesauraria, quindi Isola del Tesoro, spero riusciate a leggere. Andiamo, è molto carino, sembra un libro veramente, sembra davvero un libro, è fatto davvero bene, con gli inserti dorati. Andiamo ad aprire, ok. Andiamo a vedere un po' velocemente che cosa abbiamo. Ah, è veramente un libro, quindi cioè, non era finto, pensavo fosse finto con poi semplicemente un buco per gli oggetti, invece è davvero. E tra l'altro è anche in italiano, vedete? Saturno, scusate, vi faccio vedere, Saturno. Più freddo, questa luna è quasi completamente trasformata e via così. Poi ci sono questi inserti, no? Lucidi, quasi appunto a ricreare a voler emulare veramente la presenza di una carta diversa attaccata con lo scotch. Isola del Tesoro, qui c'è l'arma, vedete, potete apprezzare proprio la differenza. Sembra sia veramente una foto attaccata, invece è semplicemente, ragazzi, è una stampa, eh. Però davvero ben fatto, non c'è niente da dire. Complimenti, penso sia uno dei libri fatti meglio. Ah, ecco, e infatti qui poi finisce e questo è finto, ok, ci avevo azzeccato per metà. E qui abbiamo i nostri oggetti. Allora, questa è la strana moneta. Vediamo se riesco a prenderla. Sì, che tra l'altro sotto ha delle coordinate, ecco, quelle che sembrano delle coordinate. Ok, questa è la moneta, ve la faccio vedere bene. Scusate ragazzi, stavo tentando di capire anch'io com'era fatta. Beh, non è neanche leggerissima, cioè veramente è metallo, sinceramente sì, non è plastica, è metallo. Forse la parte interna è di plastica, non saprei dire. Comunque carina. Dopodiché abbiamo con questa plastichetta fatta per tenere tutto insieme, abbiamo allora. Ok, allora, vi faccio vedere questa, che è una specie di mappa, ma proprio una specie, con parti dalla nave schiantata, avvia osservazione, procedi 147 miglia, qua ci sono tutte le indicazioni praticamente, diciamo che è scritta più che disegnata, e dall'altra parte abbiamo il simulatore dormiente, quindi lo schema di un'arma. Davvero bello, un bellissimo disegno questo, niente da dire. Andiamo ad aprire la bustina e troviamo. Allora,
Questa che è una cartolina praticamente. Questa è con la toppa. Una carta. Anzi, questa in realtà non è neanche una carta, è tipo un adesivo. E due carte, realmente carte, vedete? Queste sì che sono due carte vere e proprie. E qui abbiamo una lettera di Kaede 6. Eccoti qua, ciò che tieni tra le mani, questo libro è mio, e via discorrendo. Firmata da Kaede 6, ovviamente. Ed ecco qua. Adesso andiamo un po', vi faccio vedere il dettaglio della busta. Andiamo ad aprire la steelbook, ragazzi. Con la solita linguetta, che questa volta c'è. Apro un attimo da parte per vedere che non partano codici. Infatti ce n'è uno bello bello qua davanti. Ok. Allora, innanzitutto questa è la steelbook. Non mi ricordo più se è uguale, anzi sicuramente non è uguale a quella del precedente Destiny. Se non altro mi pare che non ci fosse questo marchio qui, poi la tramatura potrebbe essere e gli stemmi di sfondo saranno sicuramente gli stessi. Abbiamo il gioco ovviamente. Qui abbiamo il codice per l'accesso privilegiato al pacchetto armi, le due espansioni, il re dei corrotti, e dopodiché abbiamo un foglio per le impostazioni, per non so che cosa siano, per le istruzioni di gioco, e qui dietro abbiamo un mese di prova per il PlayStation Plus. Ed ecco qua tutto. Quindi ragazzi, ricapitolando, questa è la Collector's Edition di Destiny, il re dei corrotti. Tutto il contenuto della Collector, così mostrato appunto in bella vista, in modo tale da farvelo apprezzare nella sua interezza, nel suo insieme. Io spero, come al solito, che abbiate gradito il video. Se così fosse, lasciatemi un bel mi piace, lasciate un commento per dirmi la vostra, sia su questa edizione, sia su Destiny in generale, se lo comprerete, se comprerete il Re dei Corrotti, come avete trovato il gioco, come avete trovato Destiny dopo un anno dalla sua uscita. Vi ricordo di lasciare un mi piace anche alla pagina di Facebook che trovate in descrizione, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzuoli!